Allora, è arrivata la Befana. Non bisognava scordarsi degli ultimi, dei ragazzi disabili, che purtroppo anche loro hanno bisogno di festeggiare come tutti gli altri bambini. Per cui abbiamo pensato anche a loro. Ne ho colto l'occasione perché il presidente aveva raccolto dei fondi e io mi sono consultato con lui e insieme abbiamo deciso di fare la calza ai bambini e ai ragazzi dell'associazione per mano. È stata una manifestazione riuscitissima perché soprattutto non pensavamo di avere tanti bambini che fossero venuti a questa manifestazione, anche visto il tempo che è così. Oggi c'è nebbia, fa freddo. Però infatti c'è stato il ritardo della Befana che è smarrita nella nebbia. Appunto, che si era smarrita nella nebbia. Io continuerò sempre nella mia battaglia nella vita perché loro mi insegnano, mi hanno dato sempre la forza per andare avanti. Io continuerò a fare sempre quello che ho fatto, cioè raccogliere fondi, cercare di aiutarli. Per il sociale, perché oltre loro anche i ragazzi del Biancazzurro, come voi sapete, e purtroppo loro oggi non sono potuti venire perché il giorno di festa mancano gli assistenti, però ho avuto modo già di fare a Natale e avrò modo anche di rifare qualcos'altro perché io li porto a pranzo adesso dopo le feste. Continueremo sempre in questa missione, che per me è una missione. Io nella vita ho avuto tutto e con loro divido i miei momenti più belli, perché loro mi danno proprio ogni giorno la carica per andare avanti. Grazie a loro. Mi auguro che un altro anno saremo di più, saremo tutti quanti con tutti i bambini, ci organizzeremo meglio perché, capite, è stato tutto fatto in un momento così, all'ultimo momento. Grazie a tutti voi. Grazie a te, Roberto.